Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi. Oggi sono insieme a Danny Scallà che facciamo un bel video comparazione. Racconteremo un pochino della sua prep. Vediamo, facciamo anche un confronto fisico. Men Physique, Classic Physique. Siamo con lo stesso sponsor Foodspring e stiamo facendo questo percorso molto entusiasmante. Per lui il primo, io ne ho fatti già qualcuno in più. È sempre molto bello e divertente confrontarsi sul proprio percorso. Molto bello perché mi piace vedere creatori di contenuti come me che fanno questo tipo di percorso. Si è messa alla prova. Comunque è andata bene. Sei allora, discretamente soddisfatto. Io sono molto soddisfatto. Per essere la prima esperienza ho fatto primo posto categoria in NBFI, terzo posto in categoria in UNBF e sono veramente molto molto soddisfatto, soprattutto per il grande cambiamento fisico che ho avuto. È una bellissima esperienza. Devi godere il percorso, devi cercare di trarne tutti i benefici possibili a livello di apprendimento, a livello di feeling. È tosto, perché è veramente tosto, però mi piace. Ci sta. Prima di iniziare questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, seguiteci entrambi su Instagram e sui nostri vari canali social, tutti i link qui sotto in descrizione e dopo la intro si parte. Let's go! Eccoci qua raga, allora iniziamo subito questo video. Prima di tutto facciamo un'intervistina veloce, ti chiederò qualcosa, poi facciamo un po' di post down. Allora, hai fatto sia gara UNBF che gara NBFI. Qual è la federazione nella quale ti sei trovato meglio e perché? Allora, per un semplice motivo, entrambe le federazioni gestiscono benissimo gli eventi, mi sono trovato benissimo in entrambe, sia UNBF che NBFI. Preferisco le pose muscolari, quindi in questo caso mi sono trovato a mio agio sul palco, di più sul palco della NBFI, dove potevo sfruttare al massimo quella che è la mia fisicità e dare il massimo, in poche parole. Però entrambe mi sono piaciute tanto. Capisco le differenze. Riesco a valorizzare al meglio quello che è il mio risultato quest'anno. Sì, ovviamente magari c'è qualche lacuna sulla simmetria, invece trovi maggiormente meglio sulla muscolosità. Sono cose che bisogna sempre considerare, perché non siamo tutti fortissimi su certe cose. Mi ricordo quando sono salito su un palco a NBB a Rimini Wellness, c'era un ragazzo che frontalmente era pazzesco, però magari di lato riusciva a prendere qualcosa. Comunque ognuno deve sfruttare i suoi punti forti e cercare di mascherare i propri punti deboli. Quanto è durata questa tua preparazione? Questa prima preparazione nasce che sei partito, siamo andati più o meno nella stessa direzione, a mangiare come dei suini, in modo più o meno condivisibile, quindi arrivi molto in alto. Io sono arrivato sui 124 kg, tu sei arrivato sui... Ho visto, 115. 115, per poi arrivare, infine, perso 30 kg, 32. All'incirca, sì, per la gara, sì. Anch'io oggi ho perso 20 kg, figa, no, che schifo. 124,95 sono quasi 30, anch'io ho perso 30. Siamo lì. Abbiamo perso questo manubrio. Capite? Una cosa che ho apprezzato tanto è il fatto che anche tu, nonostante tu sia un creatore di contenuti, quindi è sempre bello mostrare un fisico estetico, definito, tirato sui social, però anche tu non ti sei fatto problemi a mostrare comunque un fisico che possiamo definire out of shape, ma comunque comfort. Sì, bisogna anche dire che flexavo, non è pesato, questa volta non è pesato perché ero molto sereno, però flexavo il peso. Per dire, sì, sono più grosso degli altri. Ah, ok, quindi il fattore peso diciamo che è una cosa rilevante per te. No, ci sta. Non è rilevante. È show, okay, fa parte del tutto. E però mostrarti comunque magari bello appannato, ma io mi posso non mostrare. Ti facevi problemi. È una cosa che non tutti la vedono da questo punto di vista. Io per esempio non mi facevo molti problemi, perché in ogni caso mi vedevo che ero molto forte, riuscivo a sollevare bei carichi, facevo delle belle progressioni e comunque l'upper, bene o male, si manteneva in un modo dignitoso ancora. Personalmente non mi interessa. Te ne sbatti. No, il fisico è una roba che viene. Io apprezzo questa cosa qui, perché molti sai com'è. Soprattutto chi è atleta o comunque chi vuole partecipare o comunque chi vuole rispettare un determinato canone sui social sta molto attento, giustamente, da questo punto di vista. A me non è pesato, ecco, quello che volevo dire. Per essere atleti, per raggiungere dei grandi obiettivi e soprattutto per ottimizzare il percorso bisogna sempre stare in un determinato range. Vogliamo essere atleti, io ho fatto un po' di mea culpa, devo gestire meglio il percorso perché non si possono fare questi sali e scendi che poi nel lungo periodo ti creano stress. Io ora sono molto meno affaticato, per esempio, che quando
quando stavo in massa molto spinta, perché magari anche lì mangi tanto, però sei in una situazione non ottimale per il tuo fisico. Ora sto veramente molto bene, potrei stare meglio, cioè non sto benissimo, sto bene, appena torno in normocalorico con quell'energia in più per essere performante, lì sicuramente raggiungerò l'equilibrio ottimale per un percorso in lungo periodo. Ora come ora, quando mi guardo, quando ti vedo molto come... bene, no, mi vedo, sono soddisfatto, sono forte, sono estetico e il lavoro è stato fatto. Oltre che questo, dai, raccontaci un pochino come gestisci l'alimentazione. Allora, per farla più semplice e meno stressante possibile, diciamo che ho ridotto tantissimo tutto quello che è il pacco alimenti, quindi i pasti sono meno male sempre quelli, le stesse fonti di carbo, le stesse fonti di pro. Cerchiamo soprattutto in questo periodo di non sballare determinate fonti per non rischiare di combinare un casino. Quindi classico riso basmati, petto di pollo, fese di tacchino, pesce bianco, azzurro, come fonte di grassi olio evo, burro d'arachidi, mandorle e fondente. Cioè sostanzialmente queste qua. Mi semplifico le cose perché alla fine bene o male so che devo mangiare queste cose. È una cosa non sostenibile nel medio lungo periodo, però in questi ultimi 2 mesi di preparazione mi permette di gestire al meglio tutti i vari pasti durante la giornata, anche in base alla giornata tipo, perché non tutti i giorni semplicemente mi alleno. Certi giorni mi alleno, poi devo correre fuori Milano, fare registrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque secondo me la questione alimentazione out, fuori gara, off season e in gara, il parco alimenti deve essere, rimane sempre lo stesso, perché comunque dobbiamo mangiare bene sempre, poi magari le quantità sono un'altra roba, sempre prediligere, ragazzi, delle fonti di qualità, meno le persone ci mettono le mani, quello che mi pesa, meglio è. Però per dire, adesso a pasto sono 60 grammi di basmati, non vedo l'ora di farmi 200 grammi di basmati a pranzo, per dire. Sotto questo punto di vista vorrei dire la mia: non è sempre necessario, obbligatorio scendere così tanto. Io in passato sono sceso così tanto e ho ottenuto dei risultati peggiori rispetto a quanto io stia mangiando adesso. Non voglio far passare... Ogni percorso è diverso, perché ricordiamoci sempre che, ne stavamo parlando anche prima, noi siamo partiti tardi a fare questo percorso di definizione. Se fossimo partiti prima ci sarebbe stato un taglio più graduale, meno estremo. Sì, mangiare poco, anch'io ho avuto per esempio periodi di zero carbo per affrettare i tempi, periodi dove è inutile, non è tosta, è inutile. Pian piano inizierai a conoscerti, a capire, vedrai che... Io infatti... Comunque sei grosso, sei un omone e non è che non puoi pensare di mangiare troppo, ci sono degli standard. Allora io sono, e sotto sono felicissimo di fare questa esperienza quest'anno, siamo alla fine del 2022, quindi posso dire di aver portato a casa grandi soddisfazioni, ma soprattutto ho imparato cose nuove sul mio fisico, dal punto di vista sia di allenamento che di alimentazione, quindi non posso fare altro che esserne felice e soddisfatto e dire che l'anno prossimo ovviamente riuscirò a gestire le cose. Se vorrò partecipare a un'altra gara, quindi a intraprendere ancora una volta un percorso da atleta, l'anno prossimo riuscirò a farlo con molta più testa, con molta più consapevolezza e soprattutto una gestione migliore di quello che è un periodo di bulk o cut estremo per la gara. Assolutamente, assolutamente sì, devi capire anche tu come vuoi fare. Io so già che il prossimo anno non gareggio e gareggerò tra 2 anni, perché ci vuole tempo per crescere e fare le cose fatte bene. Ho già fatto più gare una dietro l'altra e ho visto che la prima ci stava, la seconda stavi cotto e la terza era proprio finita. Una prep all'anno, cioè tu ti prepari bene per un... per una qualifica e poi magari per un nazionale. Se dopo il nazionale va bene, vuoi farti un internazionale o un mondiale addirittura, forse uno all'anno ci sta. Io quest'anno, ragazzi, sincero, forse mi sono un po' sopravvalutato, perché ho fatto 2 federazioni, le 2 migliori federazioni natural con Italia, vicine, fortunatamente vicine, perché fossero già distanti un mese dall'altra sarebbe stato molto più deleterio a livello di prep e mantenimento della condizione. Però sono contento, l'anno prossimo probabilmente mi preparerò bene 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 solo per una, però vediamo. Invece ci sta prepararsi per 2, perché cazzo, ci spacchiamo per 6 mesi, vuoi fare 10 minuti sul palco. Però come dici tu, cioè come hai detto prima, apprezzano da punti di vista diversi quelle che sono le pose, nel mio caso semi rilassate, e le pose muscolari. Sì, certo, a me piace stare sul palco, cioè dopo tutto sto sbatti, ma probabilmente anch'io nell'ultimo periodo anch'io, per questo probabilmente... ho fatto le 2 federazioni perché volevo gareggiare. Mi è capitato di prepararmi mesi, stare sul palco 10 minuti, scendi che sei deluso, sei triste. Invece così, comunque, in queste 2 federazioni NBF e UNBF c'è una buona gestione dell'atleta, sono un bel rispetto molto e... bene. Io pensavo di trovare un ambiente molto più scontroso, molto più aspro dal punto di vista tra atleti, invece mi sono trovato veramente molto bene.
tutti si aiutano fra di loro, sono tutti molto rispettosi e l'organizzazione è molto seria, il che permette uno svolgimento dell'attività veramente fatto bene. Spero di essermi espresso bene. Ah, sì, non vedo tutta questa coesione tra gli atleti. Ma... Ah, tu li vedi che... Cazzo, stiamo gareggiando. Io mi sono trovato nel backstage e anche quando c'è Voltana a scherzare con i miei avversari. Vabbè, perché ti conoscono, sanno chi sei. Forse sì, non lo so. Sicuramente sì. Ma io la prendo sempre in modo molto easy. Probabilmente Mattia ha ragione, però essendo il mio primo anno, io ho cercato di vedere solo il meglio che mi circondava. Nel senso, sono ambienti competitivi. Se non ci fosse competizione e agonismo, sarebbe strana la cosa. No, è vero, però comunque ovviamente il rispetto e la condivisione del percorso, quando io vedo un atleta bello, un atleta bellissimo, mi rendo conto che a me è suscita solo il sentimento di voler migliorare. Vabbè, ovviamente. Posso fare altro che apprezzare, magari scambiare due parole e se ci sono anche buttarlo dentro in un vlog per dire, raga, un atleta della Madonna, mi piace condividere questo percorso, ha magari più esperienza di me, cosa posso trarre come insegnamento anche da lui. Non salgo lì dicendo sono il più bello, sono il migliore, perché non è quello che mi interessa. Salgo con la consapevolezza di aver dato il massimo, ma soprattutto di voler apprendere, imparare il più possibile per poi applicarlo sul mio percorso e crescere sia come atleta, ma in primo luogo come persona. Quindi io la vedo così, molto easy. Ci sta. Tu magari sei più competitivo. No, io sono stracompetitivo. Cioè, non mi preparo per arrivare a secondo, sinceramente. Poi No. Vincere non è la cosa più importante, ma è l'unica cosa che conta. L'idea è questa. Ok, ci sta, tu vedi uno che è più in forma di te, te lì lo guardi, dici, scialla. Il tuo occhio comunque ti inganna, perché comunque sono i giudici una volta che sali sul palco. Gli altri possono sembrare veramente molto belli, super estetici, tirati, più grossi, ma quando sali sul palco e se hai fatto le cose per bene, vi assicuro che io fare primo posto in categoria la prima volta non me l'aspettavo. Vedevo un avversario molto piuttosto di me. Sì, nel mio caso, quando vedo uno che sta meglio, sta meglio. Cioè, quando ho battezzato quello che vinceva, ha vinto. Come arriverò a questa gara? Io ora a questa gara arrivo carico, felice, perché arrivo terzo, quarto, quinto, sesto. Ovvio, se arrivo sesto mi dispiace. Arrivo, faccio podio, bene. Nel senso, ho lavorato bene, ho dato il massimo. Però ovviamente quando vado lì al nazionale soprattutto non vado lì per arrivare secondo, ma come, cioè, non è concepibile nella mia testa. Quando sono per esempio nel contesto gara mi piace stare da solo, concentrarmi, per quanto mi riguarda è una competizione. Amici, rispetto, quello ci vuole sempre. A me piace vincere. Basta. Non è un gioco di squadra. No, ormai non è più. Io sono passato da uno sport come il calcio, che comunque era... C'è una condivisione. No, era condivisione, era arrivare tutti insieme alla vittoria, a cercare di vincere al massimo. Mi sono scassato una gamba per cercare di dare il contributo massimo fino alla fine. Ora siamo noi, cioè, per quanto sia un ambiente di condivisione, è una condivisione diversa. Sei da solo, cioè sei tu contro gli altri, cioè, per quanto è brutto da dire. L'agonismo implica questo. Parliamo di roba un pochino più easy. Allenamento, cosa stai facendo? Quanti giorni a settimana ti stai allenando? Cardio, come l'hai gestito? L'hai fatto? Io per esempio nell'ultimo periodo ho fatto veramente poco. Sì, diciamo che nell'ultimo periodo anch'io poco, perché ti rischi di bruciare se esageri ed è facile farsi prendere dalla voglia di esagerare, soprattutto perché si vuole portare una condizione perfetta, impeccabile sul palco, quindi cerchi sempre di essere più bello, sempre di essere più tirato e magari strafai e rischi di bruciarti un po' quella che è la poca massa muscolare che ti rimane. Quindi cardio in quest'ultimo periodo l'ho eliminato, mi sto allenando 5 giorni su 7 e sto lasciando 2 giorni di recupero dopo i primi 3 giorni e poi ho altri 2 giorni di workout. La mia split si suddivide su un criterio molto semplice: cerco di mantenere buoni i punti forti, che sono per esempio petto, braccio, dorso, e cercare di spingere il più possibile anche in questo periodo di deficit calorico sui punti deboli, tipo spalle o lower back nel mio caso. A volte è meglio fare meno per fare meglio, questo lo vedete anche nel suo caso. È difficile frenarsi, è difficile inizialmente dire, sì, effettivamente questa volta meglio che sto a casa a riposo piuttosto che andare a fare anche un po' di cardio o una passeggiata. È un approccio, diciamo, molto maturo, quello del sapere quando fermarsi e dosare bene il volume dell'allenamento settimanale. Assolutamente sì. I primi anni facevo veramente tanto cardio e vedi il peso scendere, però non scendi bene. Invece facendo il giusto, poi comunque il cardio, se fatto troppo, rischia di stressarti eccessivamente, di appannarti. Esatto, avere un effetto negativo. E noi non vogliamo questo. Invece i macros, come li hai ripartiti?
Com'è stata la suddivisione? Quanto eri di calorie più o meno? Tendenzialmente io sono partito da 3008 gennaio e siamo arrivati in modo graduale a stare per un periodo fermi sulle 2004 e adesso siamo al di sotto del 2000, 1008-1009. E quanto sei di macro? Ti sai? Allora, all'incirca durante le giornate on tengo i carbo un po' più alti, siamo a 160 carbo, 220 pro e 40 di grassi attualmente. Mentre giornate off siamo 100 carbo, 60-70 grassi, devo rivedere un attimo la scheda, non me la ricordo, e proteine un po' più bassi, tipo 190. Cioè, se è bassino rispetto a me, vabbè, quanto abbiamo? Differenza più o meno siamo sui 10 kg di differenza, ci sta tu, come... Non so, tu non staresti basso come lo no, sono io. Muoio. No, però... ma lo vedo anche dalla mia faccia, da come sto. Gli anni scorsi ero scavato, c'avevo proprio i solchi nella faccia, quest'anno bene o male... un po' meno. Dead face! Non manca. Sì. Per quanto riguarda i macros, è una cosa che gestiamo di settimana in settimana, se non di due giorni, ogni due giorni. Vabbè, chiaramente quello puoi dire mando sempre. Mando il check al coach ogni giorno, in questo periodo soprattutto due volte al giorno, se non tre, la mattina, tre volte la giornata e la sera, per vedere un attimino a livello di timing, pasti e anche gestione per la gara, come entrano e giocano i vari macronutrienti. Cioè, è molto studiata per me, perché sono molto delicato da questo punto di vista. Consiglio, posso farlo meno possibile. Una volta, basta. Una volta a settimana. Diciamo che essendo la mia poi prima se gara, vedi che la prendo più... Sì, sei... un po' più con le pinze, ecco. Cioè, non mi permetto ancora di vederla nell'ottica di prenderla più easy, anche se è vero che come la prendo io magari un po' più stressante. Ah, tanto sai che lo sai. Non puoi cambiare chissà quanto in questi ultimi giorni, ma anche, cioè io so che non sarei mai potuto arrivare a 90 kg, cioè lo so, so che non sarei potuto arrivare a 110 tirato sul palco, quindi sappiamo bene o male dove poter arrivare, sai programmare e sai qual è la destinazione però finale. Però penso tu ti autogestisci? No. Sei seguito da Fede? Sì. No, un altro. Ah ok. Non ho ancora presentato pensavo che ti autogestisci. No. No, perché il mio coach è... E se è vero da questo punto di vista, quindi comunque essendomi affidato lui al 100% mi devo... Certo. Devi ancora spoilerare il tuo coach. Sì, io devo spoilerare il mio coach. Ma è un master, è un forte. Dai, sono curioso di sapere chi sarà. È molto bravo, preparato e mi sono trovato bene, sono molto rilassato perché è quello che avrei fatto anch'io. Sa gestire molto meglio queste cose perché sa... Ne ha fatte tante, ci ho parlato, eravamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Mi hanno chiesto, perché avevo fatto una roba, e mi hanno chiesto se un giorno passerai mai a Classic o farai qualche altra categoria. Mi piacerebbe tantissimo più avanti provare a fare il Classic, però ovviamente ho tanti punti deboli da migliorare, ne sono cosciente, c'è tanto lavoro da fare, ma raga, è un percorso che voglio fare nel medio-lungo termine. Me lo voglio godere al massimo per quanto riguarda upper, penso già di essere in una situazione ibrida tra quello che è un physique è un classic. Per quanto riguarda il lower devo darci veramente dentro e più avanti non si sa mai. Io ovviamente voglio dare il massimo nei primi anni come man physique, vorrei cercare di essere un man physique veramente molto estetico, poi più avanti se la condizione fisica, gli impegni lavorativi, tutto quello che ne deriva, problemi ai lombari eccetera eccetera me lo permettono, proverei a fare anche un classic. Il miglior consiglio che vuoi dare a chi ci sta guardando? Probabilmente è proprio quello di cui parlavamo prima, cioè quello di non strafare, non fatevi prendere troppo la mano, non fatevi guidare da quella che è voglio tutto e subito. No ragazzi, non è tutto e subito, è un percorso che vi dovete godere, è un percorso di miglioramenti graduali e continui nel corso del tempo. Se strafate, vi bruciate, vi fate male. Quindi il miglior consiglio che vi posso dare è, anche comunque ci sta il tuo ragionamento, magari non lo faccio l'anno prossimo, mi prendo un anno per prepararmi come si deve, lo faccio tra due anni. Ottimo come ragionamento, un ragionamento maturo che mi permette di crescere come atleta, come bodybuilder, come persona e mi dà più consapevolezza, ma soprattutto mi dà più vantaggi sul palco, cioè quello di riuscire a costruire in questo periodo più massa muscolare possibile nei punti giusti per sembrare più armonico, estetico e grosso sul palco. Parlando di obiettivi, questo è interessante. Che obiettivi hai nel medio-lungo periodo? Da che punto di vista? Atletico. Cercare di fare più gare possibile, cercare di diventare il man physique italiano più estetico o comunque al limite delle mie possibilità genetiche. Ok, per quanto mi riguarda invece un obiettivo che ora mi sono posto, capito che è l'uno obiettivo che mi potrebbe far spingere sempre di più, è quello di diventare pro. Quindi... vincere detto, gare, andare in federazione piuttosto? No, la federazione è la federazione okay, sulle stesse, okay, tu, da è pro, il circuito, da pro, poi c'è okay. ogni federazione, capito, c'è il proprio circuito, UNBF Pro, vuoi fare i mondiali pro, insomma.
voglio diventare pro, e poi da lì vai a competere con gente più. Poi mi piacerebbe anche salire tipo in FBB Natural e perdere. No, ci, beh, sono, è un percorso... ci sono diversi Natural che stanno gareggiando anche in FBB, che è una categoria, e stanno che è una federazione risultati. Senza controlli antidoping. Quindi tu sei consapevole di sedere sul palco con gente che potrebbe ipoteticamente. Potrebbe, che fa. So di qualche caso che è diventato pro in FBB Natural, molti non ci credono, io ci credo perché penso che in certi casi sia possibile. Genetiche folli. Incredibili, però ragazzi ci sono, quindi non state a puntare subito il dito uno. Contro. Io ne conosco due. Sì? Due. Chi? Vuoi sapere i nomi? No, i nomi meglio che non le dico, però io quello che dico io. Uno, due. In cosa ti ha condizionato la prep? Io non ci ho pensato sinceramente, perché l'unica cosa è probabilmente il rapporto con Rebecca a livello sessuale, la sfera intima. Non volevo fare questa domanda. No, ma che però ti dico però sinceramente, per un natural è una cosa, non è una cosa normale, ragazzi. Ma non è quello, perché sinceramente io non penso che sia una questione di è perché tu sei concentrato in qualcosa. Aspetta, cioè, per quanto anche la libido scende tanto. Sì, scende la libido, ma perché sei concentrato, sei stressato, non solo, altri punti anche di vista. Se mangi male, cioè male, scusate. Ma io non sto mangiando male. Se mangi veramente poco, l'effetto sul corpo si sente, cioè, tu l'hai non puoi negarlo. Ti sei se spaventato? L'ho sentito, non mi esprimo, però sì, ovviamente per un natural sì, è così. Vabbè, il fattore. Non mi sono spaventato, però è una cosa che pesa, raga. Sì, è una cosa che pesa. Anche a me. Magari pesa più a lei che a te, sì, in questo periodo. Certo. Bravissima. Sì, vabbè, però io potrei dire certe cose, però non le dico per rispetto. No? Se stimolato, c'è. Argomento serio. Okay. Mi è capitato di pensare spesso che la libido può scendere, ma secondo me non scende solo ed esclusivamente per la preparazione, perché poi parli con persone e loro sono. Ci sono persone che la gestiscono differentemente. Per quanto mi riguarda, il mio problema era più per una questione di concentrazione e focalizzazione sull'obiettivo ci e sul sta, percorso. Ci sta. L'altro giorno mi è capitato con lei che lei avesse voglia di fare attività sportiva, fisica, agonistica sotto le coperte. Io però stavo pensando all'allenamento, stavo pensando che in un'ora e mezza sarei dovuto essere in palestra per allenarmi. Parere mio personale, secondo me ti vergogni un po' ad ammettere che non saresti comunque così performante. Ma ovvio, ma quando ero in preparazione per il powerlifting non si poteva tenere. Vabbè, questo era no, tutto. Questo no, era. E che è normale, ti no, sto dicendo. No, ti dico no. Obiettivamente ti dico, a livello di durata probabilmente duro più ora, ma ne sono consapevole, perché tanto non è anche che anche a livello di durezza, parliamoci chiaro. No. Io lo so, io, cioè, non è che siamo d'accordo. No, sì, ma ti capisco. No, ma io capisco, no, anche, capisco anche il tuo punto di vista e le varie cose. Non voglio passare per uno. No, se sei fortunato anche in questa condizione, non è che chapeau. Cioè, ora cioè, il mio primo pensiero non è fare l'amore. Sì, certo, lo faccio, quelle poche volte che lo faccio sono felice di farlo, sono soddisfatto, ma ora come ora lo faccio più per lei che per me. Vabbè, per soddisfarla. E poi il sesso è sopravvalutato, ve lo dico, si fa fatica a fare sesso. Ci sono cose che ti fanno godere maggiormente e non fai fatica. Quindi se uno fa fatica quando è già affaticato, non è la cosa dovremmo migliore del mondo. Dovremmo aprire un podcast per questi. Ci sono tante cose da dire. Ovviamente ognuno ha personalità più o meno diverse. Certo. Io sono un pazzo. Però ti devo dire la verità che la cosa veramente bella in un rapporto, anche durante questo periodo difficile, è proprio il fatto di apprezzare anche gli aspetti caratteriali dell'altra persona. Assolutamente. Per cioè, questo ti dico, tu cominci ad apprezzare la presenza di una persona, non solo per l'approccio fisico, l'approccio sentimentale, ma cominci anche ad apprezzare una persona perché capisci che è fondamentale per te la sua presenza nella vita, da un punto. Sì, odio pensare al fatto che lei è tipo un qualcosa che non mi faccia sentire solo. Questa non è una cosa che mi piace. Capisco però che tu, perché anch'io l'ho riscontrato la stessa cosa, la sicurezza che ti dà il partner nell'affrontare questo tipo di momenti. Ma anche nel fatto di condividere, per esempio, adesso la condivisione di un pasto, una roba banalissima magari, la condivisione di un pasto è molto più apprezzata, perché ragazzi io non vedo l'ora di mangiare durante la giornata. Avere la possibilità di condividere un pasto con la persona che ami e magari guardare una puntatina, una serie intanto su Netflix è molto più apprezzata, non è così sottovalutata. Ultime domande, allora, più curiosità. Cos'è
la cosa che ti piace maggiormente mangiare in questa prep? In questa prep, sì. Cioè dei miei tre pasti durante la giornata, amo il pancake proteico che mi faccio la mattina, è veramente una cosa spaziale. Alterno qualche volta le farine che utilizzo, ovviamente è un pancake low calories. Io in questo caso ho tolto l'olio Evo per permettermi questo sfizio, sarò sincero, anche se magari è gestito non nel migliore dei modi, però sarò sincero che utilizzo tutti i miei grassi durante la giornata nel burro d'arachidi che metto sopra il pancake, che si combina veramente molto bene al cacao amaro, eccetera. Me lo godo. Ottimo. Invece cosa ti è mancato? Senza ombra di dubbio la pizza. La pizza il sabato sera, che per me è una tradizione con la famiglia, con la mia ragazza, è una cosa che mi è mancata tantissimo. Ne sto già organizzando una con tutta la famiglia post gara, non vedo l'ora. Ci sta. A me personalmente non mi manca niente, se non qualsiasi cosa con gli amici. Sia una birretta, che sia... una birra, che sia sushi, un bicchiere di vino, un panino. Ci sta. No, a me la pizza particolarmente. Organizziamo una coppia. Volentieri. Una roba. Ma a parte che a me piacerebbe tantissimo fare una sorta di podcast tipo tu e lei, io e la mia ragazza. E facciamo. Che ne escono fuori di casa. Facciamo, ci sta. Ci divertiamo. No, volentieri. Il mio pensiero, e questo non te l'ho detto, anzi te lo spoiler ora, io volevo fare un podcast lì e lo farò quando ristrutturo. Bello. Pensavo di farlo da solo, poi invece lo voglio fare con lei. Che lei intervista insieme più a me. Più persone perché, all'interno, no, perché tematiche tratti da diversi punti di vista. Io ho un punto di vista, sono molto... Sì, tu sei molto impostato in un certo poi c'è modo. Lei, poi c'è lei che magari... Sì, lima le cose. No, oltre che lima... Ma lei è la voce della saggezza. No, ma oltre che quello, è anche disinteressata. Bravo. Però sta molto tempo, lei sta sempre in silenzio, non dice niente. Però quando lo dice... Rare volte l'ho sentita dire cazzate. Comunque Dan, proprio per ringraziarti di questa cosa, ti regalo questa maglia qui, che è una V-shape. Ok. È un XL, è una delle ultime che mi sono rimaste. Non c'è più niente sul sito, quindi non c'è niente da sponsorizzare. Grazie. Spero mille, che ti piace. Poi ti invierò chiaramente robe nuove quando mi arriveranno. Non vedo l'ora di indossarla. Ora raga, facciamo un po' di posing. Dan farà le sue pose. Vi farò vedere la mia physique. E io farò un po' di classic. Team Foodspring in Natural Bodybuilding. Ora faremo un pochino di posing. Allora, chiamiamo le simmetrie e poi facciamo le varie pose di muscolazione. Tu come sei sul palco e come lo sarei io. Quindi facciamo vedere le differenze tra Man Physique e Classic. Va bene. Vai. Ottimo, grazie mille di aver visualizzato questo video, è stato molto lungo, bello, mi è piaciuto. Bel confronto. Noi soprattutto mi viene solamente voglia di fare un podcast quando faccio questi video più chiacchierati, più strutturati. Sì, un'ora a parlare piuttosto anche. No, però mi piace parlare, confrontarmi ed è divertente. Il link in descrizione del mio e del suo canale. Come al solito, stay grossi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao guys, spero che questo video lo pubblicherò quando avremo portato a casa degli ottimi risultati. Speriamo. Bella, ragazzi.